Bellinger nel rimbalzo, può correre Holloway dall'altra parte, lo attende Hawkins, palla per Bellinger che corre molto bene il campo, poi si protegge con il ferro, lascia lì Nathan Booth e va a segnare i primi due punti della sua partita. Tashaun Thomas per Bellinger, lontano dal canestro, si prende lo stesso il piazzato e lo va a segnare, e questo è un segno tangibile dei miglioramenti fatti da Bellinger alla corte di Pantotto. A rimbalzo lo stesso York che prova a correre per Cremona, Pantotto quest'anno vuole una squadra da corsa, finora ci è riuscito poco, ma quando lo fa, come in questo caso, lo fa molto bene, premiato il primo rimorchio, e cioè Paul Bellinger. Si butta dentro York e poi ancora Bellinger a impazzare sotto canestro, il fallo subito dal giocatore leggero del Camerun, il canestro è valido, già 8 punti di Paul Bellinger. Allora, non vorrei dire, non vorrei sbagliarmi, ma Bellinger rispetto al passato mi sembra che abbia messo su qualche chilo di muscoli, perché è grossissimo veramente, ha mantenuto il suo atletismo e la sua forza fisica e ce lo sta facendo vedere. Completa il pick and roll Bellinger e poi ci fa vedere che anche da fermo va piuttosto in alto. E lui dalla lunetta a portare al massimo vantaggio Cremona e poi a chiudere la strada a modo suo a Daniele Magro. E ci ha fatto vedere che riesce ad andare su, guardate come si coordina, 1-2 va sopra e va veramente sopra il ferro e lì può stoppare veramente tanti giocatori, guardate come prende il tempo, schiacciata di pallavolo per lui. Chiamiamolo Paul Bellinger che è qua di fianco a noi, complimenti davvero Paul, una bellissima partita, il quintetto ti ha sicuramente motivato molto, ti ha dato molta fiducia a Pancotto, già lo aveva fatto ad Avellino, è una stagione molto importante per te questa perché puoi giocare tanto e con tanta fiducia attorno. Sì, è una stagione che inizia con il passo giusto in casa, l'anno scorso abbiamo perso una partita simile dove eravamo avanti e ci hanno recuperato, quest'anno siamo stati bravi a non mollare, abbiamo avuto tanta energia, sono contento per i ragazzi perché abbiamo fatto una settimana di duro lavoro e stasera ha pagato. E infatti comunque Pancotto, diciamo così, non è stato leggero anche se eravate avanti di 30 quando siete calati un po'. Sì, perché siamo in un gruppo giovane e sappiamo che questo tipo di partite con un gruppo giovane può essere pericoloso. Abbiamo affrontato nel modo giusto da inizio partita, poi siamo stati bravi a chiuderla anche nel terzo quarto quarto. Quanto conta per un giocatore come te, che comunque per giocare in Serie A ha dovuto anche fare tanta panchina, sentire tanta fiducia dell'ambiente intorno, in particolare dell'allenatore? Beh, sicuramente l'allenatore lo conosco già da 2-3 anni e so che è un allenatore capace di dare tanta fiducia anche a chi magari è meno esperto e spero che questo aiuti anche i ragazzi nuovi perché ce n'è tanto bisogno quest'anno. Grazie e complimenti a Paul Bellinger, siamo in chiusura, chiamo Matteo.